11.66 8 seconda, 13.41 3 terza 2 macchine, 4A 4 seconda 2 macchine, 10.05 2 prima 2 macchine. Silenzio! Motore! Il 10 aiuti 1 è stata un po' una novità, nessuno si aspettava una serie così frizzante, così leggera, con un personaggio di chiesa così scorretto, fra virgolette, così meravigliosamente umano, no? Anzi, approfitto per ringraziare il pubblico che ci ha seguito con tutto questo affetto numerosissimo, veramente grazie, quindi ovviamente tornerete. Ci sono delle novità. Ne arrivano di cotte e di crude. Non ho capito la domanda. Le novità di Che Dio ci aiuti 2. Le cose nuove. Elena Sofia di Cicè, io sono una novità. Siamo sempre in convento. Sono arrivate altre due nuove ragazze. Ci sono io. C'è Nina. Nina. Io interpreto Nina Cristaldi. C'è anche Lino che mi sta appunto facendo dispetti adesso. Ci sono uomini in questa serie. Uno è tanto bello. Un nuovo ragazzo meraviglioso, eccezionale. Vedrete, vi innamorerete tutti. Sono una novità rispetto all'uno che entra. Il personaggio di Guido Corsi è un giovane avvocato, ma così tanto una persona per bene, che ha deciso di insegnare. Si ritrova a misurarsi con questo amabile gineceo, insomma. Guarda che ragazze! Tu sei fidanzata in questa serie? No, ma non è fidanzato. Non dire non è fidanzato. No, un amico. Sei carina quando arrossisci. Sì, io sarò fidanzata con questa serie. Margherita cresce quest'anno, ecco. Sì, è fidanzata lei per tutte noi, direi. Sì. George Clooney. È presente il medico di ER? Lui. Mai visto un professore così bello. Sì, mi piace questa serie. Non dovevi rispondere te. Sì, adesso dico io. Scusa. Sicuramente una commedia. È sempre divertente, sempre in commedia. Sono stati tolti tutti i casi di giallo per dare spazio più a dei casi sociali, umani. Si parla di usura, si parla di anoressia, si parla di mamme che spingono le figlie a essere il massimo di sé anche quando queste figlie magari vorrebbero fare altro. Anche donne in difficoltà messe di fronte a delle scelte molto difficili. È più bello perché è più umano, quindi gli spettatori si possono identificare molto di più con i personaggi di puntata. Sai quando è che mia moglie mi ha tradito la prima volta? La notte di San Valentino. Odio i ristoranti. Ai. Odio anche queste scarpe che ho speso gli ultimi 200 euro che avevo. Oh, ma che sei impazzita? Scusa, ti ho preso. No, scusa, è che l'ho licenziato di nuovo. Nel 2 Azzurra è diventata povera. Però avrà sicuramente una crescita dopo. Si relaziona con un bambino. Andiamo, nano. E togli di quella polo da dentro i pantaloni perché veramente non ti si può vedere. Azzurra farà da tata a questo bambino. Una tata tutta scombinata, chiaramente. D'altra parte, tali suora, tali ragazze, sono tutti scombinati. Io in questa situazione voglio che Azzurra e Guido si fidanzino. Così sono i miei genitori, tra virgolette. Perché Guido era il mio padre. Poi. Ma stai raccontando tutto, però non devi raccontare tutto. Non sapevo che ti piacessero i bambini. Io odio i bambini, però adoro lui. Io ho sempre sognato di farmi una famiglia, sai? La prima cosa che mi viene da associare a Che Dio ci aiuti 2... In questa nuova serie si gioca sempre a calcetto. Pallone da calcio del bambino. Mio figlio, non glielo dici, capito? Ha detto figlio, ha
detto figlio! Sì, ma sì. Dico, ho sentito anche lei, ha detto figlio! La serie, così come era ovviamente anche l'anno scorso, è ambientata a Modena. Sempre a Modena, no? Si svolge rigorosamente a Modena, che anzi ringraziamo perché nonostante abbia subito il forte terremoto, tutti i disagi del forte terremoto, poi ci ha accolto a braccia aperte. Ormai ho diverse sfumature, tra il sassuolese, il modenese, il parmigiano, che è quello dove entra la R. Sinistra. Con la sinistra io non sono mancina neanche la vaginetta in mano. E io ce l'ho vero! Guarda. In questo momento sono nel bellissimo angolo divino, il bar gestito da suora Angela e dalle ragazze. La cosa che preferisco di più che 10 aiuti 2 che è... Secondo me il titolo è proprio perfetto perché la suora, quando deve risolvere i casi, tipo in queste cose, dice sempre che Dio ci aiuti. Mio marito è pazzo della suorina che passa sotto animata che fa così. Che Dio ci aiuti. Prossimamente su Rai 1, che Dio ci aiuti. 2. 2.